VPN in Cina. Come sicuramente già sapete, Facebook, YouTube, Google, Instagram e molti altri social americani in Cina sono bloccati. Quindi per accedere a questi social c'è bisogno di utilizzare una VPN. In questo video vedremo che cos'è una VPN, perché Instagram, Google, YouTube, eccetera in Cina sono bloccati, quale VPN scegliere, una gratis o una a pagamento, esistono quelle gratis, quali sono invece quelle a pagamento più utilizzate. Se non trovi la VPN nello store perché magari hai comprato un telefono cinese e non c'è nello store cinese, vediamo come puoi scaricare comunque la VPN, non c'è bisogno di sbloccare il telefono o di fare grosse operazioni. Come risolvere i problemi di connessione che ultimamente si hanno in Cina con le VPN, e per ultimo quale VPN consiglio io a chi vuole venire in Cina. Che cos'è una VPN? Una VPN è un software, chiamiamolo un servizio, che fa in modo che tu risulti connesso da un altro stato. Faccio un esempio banale: io sono in Cina, non posso accedere a Facebook, a YouTube, a Instagram, eccetera, ma se io risulto connesso dall'America invece lo posso fare, perché se sono connesso dall'America e in America si possono utilizzare questi social. Questo è il lavoro che fa una VPN. In più cripta il tuo segnale, lo rende cifrato, lo rende sicuro, e in modo che se tu per esempio ti connetti al wifi di un wifi pubblico e magari fai operazioni sensibili, pagamenti eccetera, grazie a una VPN viene tutto criptato e sei più sicuro. Detto in parole proprio molto molto semplici. Cominciamo dalla domanda che si fanno tutti: perché YouTube, Instagram, eccetera sono bloccati in Cina? Risposta: non lo so con certezza. Però secondo me ci sono un paio di motivi che sono sensati. Il primo è business. È sempre lì, gira tutto intorno ai soldi, no? Facebook, YouTube, Instagram, Google, eccetera sono tutti americani. Quindi se io mi iscrivo su questi siti, su questi social, se utilizzo le loro pubblicità, per esempio la pubblicità di Facebook, eccetera, io sto dando i miei soldi all'America. La Cina allora dice no, io mi creo i miei di social, il mio di Google, il mio di YouTube, eccetera, e i soldi li tengo nel mio di paese. Il secondo motivo è un motivo più che altro di contenuti e culturale. Cosa vuol dire? Ci sono dei contenuti in America o comunque su Google, Facebook, YouTube, eccetera, che magari sono illegali in Cina e quindi vengono bloccati. Poi ci sono dei contenuti che non sono adatti alla cultura cinese, al popolo cinese, allora vengono bloccati, censurati. Poi so che ci sono altri motivi più delicati, più sensibili, però io non entro in questi discorsi. Se volete fatelo voi nei commenti, però io li leggerò e basta. Ok, arriviamo al sodo. Quali sono le VPN più utilizzate in Cina? Al momento le più utilizzate e le più funzionanti sono ExpressVPN ed AstralVPN. AstralVPN io non l'ho mai utilizzata e quindi non so dirvi molto. Poi ce ne sono molte altre gratuite, però quelle gratuite non sono molto affidabili, non hanno un servizio di assistenza, non, molto spesso non si connettono, sono piene di pubblicità e non sono molto sicure più che altro. Utilizzo ExpressVPN da ormai un paio d'anni. Posso dirvi che non ho mai avuto grossi problemi. Certo, ogni tanto non si connette, però hanno un servizio di assistenza che è fenomenale. Appena gli scrivi, in 5 secondi ti rispondono e ti seguono passo passo e ti risolvono ogni problema di connessione. In più ExpressVPN offre una prova gratuita di 30 giorni, quindi se la volete provare io ho lasciato in descrizione un link di affiliazione, affiliato a me. Che cosa vuol dire? Che se voi vi registrate con il mio link io prendo 30 giorni gratis, ma li prendete anche voi. Quindi se volete provarla il link è in descrizione, 30 giorni gratuiti. Adesso se non trovi la VPN nello store perché magari hai acquistato un telefono cinese e per qualche strana ragione nello store non trovi, scrivendo VPN non trovi nulla, non c'è bisogno di sbloccare il telefono o di fare grosse operazioni. Hai solamente bisogno di un altro computer, magari se lo fai prestare da un amico, chiedi ad un amico che invece lui può connettersi a Google, magari ha già installato una VPN che funziona. Basterà poi andare su Google con il computer, scrivere il nome della VPN che vuoi scaricare, per esempio ExpressVPN, staccato APK, download, e poi ti scarichi il file APK. Il file APK è il file di installazione delle applicazioni per gli smartphone. Una volta che scarichi il file sul computer, colleghi il telefono al computer, sposti il file all'interno della memoria del telefono dovunque vuoi, vai sul telefono, nel telefono di solito c'è un file manager, scrivi il nome di quel file, lo apri
e parte l'installazione della VPN, qualunque VPN tu voglia scaricare. Se non hai il file manager nel telefono, di solito c'è un tasto cerca da qualche parte che cerca tutti i file all'interno dello smartphone. Una volta trovato, poi lo apri e parte l'installazione. Adesso vi dico come risolvere i problemi di connessione che ogni tanto capitano qui in Cina con le VPN. La prima cosa da fare assolutamente è quella di chiedere all'assistenza della vostra VPN. Io appunto che utilizzo Express sottolineo che hanno un servizio di assistenza fenomenale. Sono 24 ore su 24, gli scrivi in inglese o in cinese e ti rispondono, ti seguono passo passo. Oltre all'assistenza, io vi consiglio un paio di cose che per me hanno funzionato in questo periodo, in questi anni qua in Cina. La prima è di provare a connettervi tramite un altro operatore. Che cosa vuol dire? Se voi magari utilizzate China Mobile qua in Cina, provate a connettervi con China Unicom, magari vi fate fare l'hotspot da un telefono di un amico che ha China Unicom e provate a connettervi. A volte funziona, basta solamente cambiare l'operatore. La seconda, era forse la più banale ma la più semplice e quella che funziona sempre, è semplicemente di riavviare il computer. Provate a riavviare o il computer o lo smartphone e riconnettetevi, vedrete che funziona. Se avete altre informazioni, se avete altri dubbi, se volete condividere un'esperienza con le vostre VPN, scrivetelo in descrizione perché è utile per tutti quanti. Fine, ci vediamo al prossimo video.